Policastro Bussentino al Cineteatro Tempio del Popolo fino al 3 agosto la proiezione del film, diretto da Fabio Fulco, Il crimine non va in pensione. Abbiamo incontrato il produttore Claudio Bucci ed uno degli attori, Maurizio Mattioli. Produttore Claudio Bucci, come mai ha deciso di investire in questo progetto? Ma insomma, intanto era un progetto estremamente interessante perché non è la solita commedia all'italiana soltanto, è una commedia che, di quelle che non si vedono più, una commedia che negli ultimi tempi abbiamo un po' perso, abbiamo lasciato la commedia francese. Qui invece si tratta di andare a fare quella risata all'interno del film, quella risata che c'è continuamente, ma c'è pure tutta quella sensibilità su temi sociali come gli anziani, come la lotta al gioco, e devo dire Fabio Fulco in questo ha dimostrato una grandissima sensibilità, quindi noi investiamo spesso in opere prime, ma questa volta ci abbiamo creduto ancora più del solito. Era un esperimento un po' più difficile perché sull'opera prima e la commedia è estremamente complicato, trovare quel mix dove c'è la risata e dove c'è dall'altra parte grande professionalità e l'attenzione ai problemi sociali di questo momento, soprattutto di una generazione, quella abbandonata, quella degli anziani, beh, ci è sembrato per noi un ottimo cocktail da poter mettere insieme, soprattutto per ridare slancio a quel cinema italiano che si è un po' perso, e magari parla un po' troppo con le parolacce e un po' meno con quelli che erano i buoni sentimenti. Era già stato in Cilento, conosceva già il nostro territorio? No, devo dire, è stata una sorpresa, anzi vedendo il territorio oggi ho pensato che forse potrebbe essere utilizzato veramente molto più spesso come un set cinematografico. Quello che abbiamo visto oggi passando sono degli scenari incredibili, una terra che dà grandissime possibilità, io penso che possa essere sfruttata dal punto cinematografico e turistico. E anzi, su questo noi nei prossimi mesi gireremo ancora 3 film, devo dire che dopo averlo visitato il Cilento probabilmente un pensierino per fare qualche altro film qui lo faremo sicuramente. Maurizio Mattioli, uno dei protagonisti del film Il crimine non va in pensione, qual è stato il suo ruolo nel film? Il ruolo di un romaccio molto trucido, si dice a Roma, molto... A guardarlo sembra molto più vicino al male che al bene. Cioè, poi ci rivela un tenerone, vuole bene a lui, fa una cosa che sa che andrà a favore, non mi fate raccontare dramme però, perché sennò la gente non ce l'ha più, andrà a favore della comunità. È un uomo talmente, pensa paradossalmente, no? È talmente duro, così mette un po' sta paura, questo timore, per quanto è tenero, perché lui vive con una gallina, amandola come una figlia. Questo uomo che poi alla fine è un po' la chiave della... è una delle chiavi finali della storia. Quindi mi ha divertito molto, mi ha incuriosito fare un personaggio, un finto cattivo o un finto buono, è uguale, è la stessa cosa. Mi sono divertito, anche perché, ti ripeto, è un ruolo abbastanza anomalo, non capita tutti i giorni, ho fatto tanto cinema, tanto, ma non capita tutti i giorni un ruolo così. E questo mi ha incuriosito e divertito. Motivo per il quale si debba venire a vedere il vostro film? A parte la parentela stretta, sì. È un film curioso, carino, tenero, è pieno di cose, è pieno di personaggi, tutti credibili, tutti bravi, c'è un gruppo d'attori molto affidabilissimo. Cioè, i film sono sempre un terno al lotto, no? Tanti film che dici, ma questo film che io vado a vedere poi magari non c'è la fila di fuori, altri film quali credi magari non lo voglio dire scaramanticamente. Diciamo che non so qual è il motivo per questo film, ma io diciamo che ci sono dei motivi per vederlo, ecco, che la gente spero sappia trovare.